È stata davvero una notte amara per i titolari di due stabilimenti balneari di Marina di Cottone, lungo la costa di Fiumefreddo di Sicilia. Una violenta mareggiata ha letteralmente devastato i lidi Pennino e Mare Campo, già pronti per affrontare la stagione estiva. Nessuno aveva previsto quanto poi accaduto, nessun bollettino in merito era pervenuto, come racconta lo stesso titolare di una delle due strutture, Alessandro Pennino. Abbiamo lasciato il lido intorno alla mezzanotte e il mare era tranquillo. Improvvisamente alle 3 sono stato allertato da un pescatore della zona che mi ha raccontato quanto stava accadendo. Mi sono precipitato, prosegue, ed ho visto che il mare trascinava via con sé tutti gli arredi dello stabilimento. Ombrelloni, lettini, parte della pedana in legno e delle recinzioni sono andati persi. Il mare ha raggiunto la spiaggia per oltre 40 metri. Nonostante il tentativo di arginare i danni, la stima ammonterebbe a 40.000 euro. E adesso la stagione inizia nel peggior modo possibile. Non so davvero come affrontare quanto successo, spiega ancora. Ora amareggiato Alessandro Pennino, non so dove trovare le somme per rimettere a posto le cose. Intanto questa mattina sul posto si è recato il sindaco Marco Alosi, che ha compiuto un sopralluogo per verificare quanto accaduto. Il primo cittadino si è già messo in moto per tentare di ottenere un contributo per l'evento calamitoso subito ed aiutare così le due imprese in ginocchio.